specifici progetti di ricerca. La prima è stata Pompei l'Egitto, la seconda Pompei i Greci, la terza Pompei e appunto gli Etruschi, tutte e tre in collaborazione con colleghi di varie accademie, e questa invece è stata curata insieme a me dal professor Verger, che a cui poi darò la parola, dell'École pratique dell'Hôtel-Dieu di Parigi, un'istituzione prestigiosa, e siamo molto onorati di aver avuto lui, che è uno dei più competenti per quanto riguarda le connessioni mediterranee incentrate sul mondo etrusco, che questa storia racconta. Il mio ringraziamento non può che andare anche ai colleghi del MIBAC. Abbiamo qui con noi Anna Imponente, che è la direttrice del Polo Museale, a cui darò poi la parola, Marta Ragozzino, del Polo Museale della Basilicata, con cui ormai c'è una consuetudine di rapporti non solo amichevoli, ma anche proprio professionali, sia in questa mostra che nell'altra mostra, ha concesso prestigiosi prestiti, come vedrete nella visita che seguirà questa breve discorso. Ma ovviamente, come sempre, queste mostre non possono che essere in collaborazione con il Museo Nazionale di Napoli. Il direttore Giulierini dovrebbe essere in arrivo, spero che arrivi in tempo, è bloccato nel traffico e mi ha detto che sta per arrivare, speriamo che riesca ad arrivare in tempo, altrimenti lo saluteremo e dirà qualcosa all'interno della mostra. Materiali vengono non solo dai musei che fanno capo ai direttori che ho appena citato, ma anche vari musei italiani e stranieri. Ricordo in particolare i prestiti del Museo da Marsiglia o quelli di Aleria in Corsica, ma ci sono ovviamente i prestiti prestigiosi dal Museo di Villa Giulia. Devo ringraziare Valentino Nizzo, che ha è stato particolarmente liberale nel prestare cose che di solito non viaggiano. Quello che vedrete è che spesso ci sono oggetti che non sono mai stati visti o che vengono fuori dai depositi proprio per l'occasione, come le bellissime nastre, le terracotte architettoniche di Velletri dal Museo Nazionale di Napoli. Ora, come dicevo, questa mostra racconta, come le altre, una storia di connessioni mediterranee, e per fare il punto della situazione sulla presenza etrusca in Campania, ma ovviamente facendo il punto sulla presenza etrusca in Campania non si può che parlare di una, diciamo, crogiolo di civiltà che qui confluiscono, una storia di mobilità di oggetti, mobilità di uomini, e che hanno visto la Campania definirsi come uno dei nodi principali della connettività mediterranea, dove l'incontro di genti ha significato anche il trasformarsi delle culture e il trasformarsi in maniera ibrida per dare forma in maniera fluida sempre a nuove forme di cultura e di cultura materiale. Qui vedremo soprattutto la cultura materiale, ma anche la civiltà scrittoria. Sono questi luoghi molto avanti, fra VIII e VI secolo a.C., fra i più precoci ad adottare la scrittura, ed è la scrittura declinata in mille maniere, perché ci sono greci, ci sono etruschi, ci sono italici, opici o oschi, come direbbero i latini, ma sono gente che non scrive ognuno nella sua lingua semplicemente, ma ci sono italici che scrivono in greco, oppure ci sono nomi italici trascritti in greco o in etrusco. Ci sono quindi una pluralità di scelte nell'alfabeto da utilizzare, sia dei greci. Gli Achei di Pestum scrivono in maniera diversa dagli Euboici di Cuma, ma anche i Campani, gli Etruschi, scrivono in maniera diversa fra Capua e la penisola sorrentina, e poi tutti mescolano, come dire, come sono intensi i rapporti fra persone, così sono intensi i rapporti fra le lingue. Questo lo vedrete proprio in una sezione che è dedicata alla scrittura, che ovviamente è conservata soprattutto perché è trasmessa dai vasi che questi graffiti rendevano preziosi, e sono di solito forme di dediche, di dono, con formule onomastiche che ci raccontano anche parte della biografia di queste persone ormai scomparse. E quindi una storia di connessioni che viene, è una storia anche di elite che in fondo parlano un linguaggio molto simile in tutto il Mediterraneo, che ci fanno capire come è sbagliato parlare in maniera netta di greci, di etruschi, di italici, ma che bisogna invece parlare, forse, come dire, ragionare in termini diversi, in rapporti fra elite, dove l'etnicità viene utilizzata solo in momenti di crisi, ma laddove invece in momenti
chiamiamolo di pace, c'è una capacità di non solo di scambiarsi oggetti, ma anche di contatti e di stare insieme, come vediamo in moltissime in moltissimi oggetti. C'è una bella e nota olpetta da Fratte vicino Salerno, dove c'è sicuramente stata incisa l'iscrizione in un momento conviviale di banchetto, e dove ci sono greci, etruschi, forse anche italici, coinvolti in pratiche del banchetto, ma anche in pratiche, diciamo, di tipo erotico, e quindi viene fuori una cultura molto, molto interessante di dove appunto le genti si mescolano, e dove le città non sono città chiuse, ma sono città aperte, probabilmente che annoverano all'interno un gruppo di popolazioni multietniche. Solo più tardi ci sarà una chiusura e anche una, come dire, una contrapposizione rigida, in particolare fra fine VI e inizio V, quando poi con la battaglia di Cuma nel 474 si incrinano definitivamente gli equilibri di questo mondo, ed è il primo trauma che darà vita a un nuovo mondo, a un mondo che appunto viene fuori dalle ultime sale, che è quello del tramonto della civiltà etrusca e dell'inizio di nuove identità, che in particolare è quell'identità sannita, che viene appunto viene a rielaborare anche solo la maniera di stare insieme, ma anche la maniera di scriversi e di autocitarsi o citare l'altro. E da questo mondo di nuove identità cosiddette sannite viene fuori anche la Pompei di inizio IV secolo, quando appunto tramontata i fasti della civiltà etrusca, che aveva fatto di Pompei una grande città nel VI secolo avanti Cristo, ci sarà qui una nuova comunità che appunto noi chiamiamo sannite, che è fatta di gente che si sono probabilmente anche spostate, forse a colmare quel vuoto che la crisi della civiltà etrusca in questo contesto aveva lasciato.